devi essere orgoglioso di quello che hai fatto, perché hai dimostrato coraggio e hai dimostrato che non abbassi la testa di fronte alle ingiustizie. Quindi questa è una cosa molto bella, che ti fa onore, non è una cosa di cui tu ti devi rimproverare. Tu hai fatto la cosa giusta. Adesso io spero che da questa sciagurata situazione tua si possa appunto arrivare a qualcosa di buono, che possa andare a beneficio di tutte i ragazzi e le ragazze che si trovano nella tua situazione. Quindi spero veramente che questa situazione abbia aperto maggiore consapevolezza, perché tu forse, non lo so se lo sai, se l'associazione te l'ha detto, ma io questa proposta, la proposta di fare in modo che il rapporto venga gestito attraverso il pagamento fatto direttamente dalla Camera su contratti quindi regolari, certificati al consulente del lavoro, io la feci anni fa a inizio legislatura insieme a un pacchetto di altre riforme. Su questo però avevo trovato abbastanza freddezza, diciamo. A me quello che sta più a cuore adesso è risolvere la situazione dei collaboratori, quindi io spero di poterlo fare in questa legislatura mettendo nel bilancio, così che la prossima si ritrovano che almeno questo è stato fatto.